Vedo la mia nonna inginocchiata davanti a questo nazista che probabilmente era il capo di questa, io la chiamo spedizione, e lo supplicava di lasciare almeno noi bambini. Questo non fu fatto. È uno dei passaggi più dolorosi della testimonianza di Tatiana Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz, ospite d'onore del Consiglio Comunale Straordinario Congiunto dei Comuni di Prato e Montemurlo sul Giorno della Memoria, che si è svolto oggi pomeriggio al Museo del Tessuto. Selezionata insieme alla sorella come cavia per gli esperimenti del dottor Joseph Mengele, che probabilmente le ha scambiate per gemelle, Tatiana Bucci racconta a grandi e piccini questo terribile momento storico perché non si ripeta, un rischio che considera altissimo. Come noi adesso non stiamo aprendo le braccia ai migranti che arrivano dall'Africa o dai paesi arabi. E questo devo dire mi fa male, che non siamo capaci di accogliere chiamiamolo il diverso. L'ex Campolmio ospita anche un'altra iniziativa del programma delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. Stamani è stata inaugurata la mostra Colori per la Pace, nata nel marzo 2015 a sostegno del Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, e arricchita dai disegni dei bambini di tutto il mondo. Sarà visibile fino al 16 febbraio e anche gli alunni pratesi daranno il loro contributo artistico. I disegni raccolti vengono esposti il 12 agosto di ogni anno a Stazzema durante la commemorazione dell'eccidio da parte delle truppe nazifasciste in ritirata. Scelte, diciamo, che vogliono coinvolgere proprio i bambini più piccoli per provare a raccontare loro, nella maniera che forse capiscono meglio, che è più immediata e diretta, appunto questi orrori, per tramandare la memoria, per continuare a lavorare su quelli che sono i valori di base che ci devono unire.